Ok, in questo video andremo a parlare quindi di come selezionare i nostri elementi attraverso CSS. Quindi ci sono tre modi principali di cui andremo a parlare quindi in questo video. Il primo già l'abbiamo visto, quindi è selezionando il nostro tag name, quindi il nome del nostro elemento. Quindi andiamo a vedere subito un esempio. Quindi io qua voglio creare un H1, scrivere mia lista. E poi che ci siamo, creiamo anche una lista disordinata, non ordinata. Creiamo tre elementi. Ops. Quindi creiamo tre elementi, mettiamo sempre cose semplici perché non ho idee in questo momento. Ok, sbagliato. E un terzo che lo chiamiamo terzo. Perfetto. Quindi andiamo a salvare e andiamo a creare un CSS. Quindi list.css. Ok, lo andiamo a salvare e adesso andiamo a selezionare. Quindi abbiamo i nostri list items e gli diamo un colore di, non lo so, arancione, orange. Ok, perfetto. Quindi va tutto bene. Ok, ah, ci siamo dimenticati, anzi mi sono dimenticato proprio di linkarlo. Quindi qua già abbiamo questa cosa già impostata, il nostro link tag già impostato. Dobbiamo solo mettere a posto di main CSS e list.css. Perfetto. Quindi andiamo a salvare e adesso i nostri list items prendono quindi il colore di arancione. Quindi questo è proprio il modo per selezionare, ma comunque l'avevamo visto nei precedenti video, quindi per selezionare gli elementi attraverso il nome del loro tag. Perfetto, quindi adesso ci sono altri modi, possiamo selezionarli attraverso l'ID e il class, quindi andiamo a vedere come si fa. Intanto la selezione quindi degli ID quindi è particolare perché praticamente noi possiamo avere solamente un ID, quindi è unico, ricordiamolo perché questo è veramente importante. Quindi ad esempio se noi volessimo selezionare in una lista, quindi mettiamo caso che qua voglio mettere il secondo, non mi piace il colore arancione, lo voglio mettere di colore rosso, per esempio. Come faccio? Lo faccio attraverso proprio l'ID. Quindi noi qua andiamo a dargli quindi un ID che sarà unico per lui. Ci può essere solamente un ID unico, quindi nella pagina. Noi possiamo avere diversi ID attribute, però il nome deve essere unico. Quindi lo chiamiamo speciale. Ok, quindi andiamo a salvare e qua dobbiamo andare quindi a fare quindi a selezionare proprio questo speciale attraverso il suo ID. Quindi come facciamo? Attraverso il simbolo hash e poi il nome, quindi speciale in questo caso. E allora gli diamo un colore, avevamo detto di rosso, mi pare. Ok, quindi noi possiamo dargli ovviamente il nome, può essere qualunque, quindi può essere speciale, può essere Billy, Ballo, quello che vogliamo. Poi qua deve essere ovviamente riscritto attraverso proprio questo simbolo hash. Ok, salviamo, refresciamo e vediamo infatti che il secondo adesso prende un colore di rosso. Ok, quindi questo è come si scrive quindi un ID, come poi andiamo a riscriverlo nel nostro CSS. Quindi l'ID, come ho detto, deve essere unico, quindi noi non possiamo andare a scrivere qua ID uguale a speciale. Non può essere, noi questo lo possiamo chiamare anche identità, non lo so, qualunque cosa, basta che non siano uguali. Ok, quindi per ora per l'ID è tutto e andiamo a vedere un altro modo per selezionare, quindi ricordiamo che ci vuole comunque qua sempre il simbolo hash e poi il nome. Ok, l'altro modo è usando quindi le classi, cioè l'attribute class. Quindi questo ci permette di selezionare diversi elementi tutti insieme, perché diversi elementi quindi possono avere la stessa classe, e a differenza dell'ID, quindi esso andrà proprio a cambiare lo stile di diversi elementi tutti insieme. Facciamo degli esempi, quindi torniamo qua al nostro codice, creiamo un'altra lista, una UL di nuovo,
Adesso andiamo a mettere altro list items. Sono colorato. Non lo sono. Qua mi piacciono i colori. Ok, perfetto. Visto che questi due piacciono i colori e sono colorati, gli diamo una classe. Quindi la chiamiamo color. Okay, quindi possiamo dare la stessa classe a due elementi diversi, quindi color pure qua, e lo diamo anche a questo qua sopra, quindi color, no, scusate, class color. Quindi come vediamo questi tre hanno proprio la stessa classe. Quindi andiamo a salvare un attimo, vediamo come appare. Ok, tutti spuntano proprio di colore arancione perché avevamo selezionato tutti i list items. Però ora andiamo a selezionare proprio quelli che hanno la classe, quindi color. Quindi andiamo qua e mettiamo color, ok? Però per selezionare una classe abbiamo bisogno di un punto prima. Quindi il punto farà riferimento proprio alle classi, mentre il simbolo hash farà riferimento agli ID. Quindi andiamo qua e andiamo a dargli un colore di blu. Andiamo a salvare. E torniamo alla pagina e vediamo infatti che gli elementi, list items ai quali avevamo attribuito quindi la classe di color diventeranno blu. Quindi la nostra classe ci serve proprio per selezionare diversi elementi tutti insieme, mentre il nostro ID che sarà unico ci serve proprio per selezionare solamente un elemento. Mentre torniamo all'inizio, proprio l'element, il nome dell'element servirà per selezionare proprio tutti gli elementi uguali. Quindi per la selezione è tutto, ci vediamo al prossimo video.